Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre in A1 ma in direzione Roma, da segnalare anche rallentamenti a causa di un incidente avvenuto al chilometro 261 e 300 tra Aglio e Barberino di Mugello. In Fipili invece, causa ripristino danni provocati da un incidente, si registrano 3 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Mare e 2 km tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. Uno sguardo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Siena Nord e Badesse, con chiusura dello svincolo di Badesse in entrata in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!